è meglio giocare subito. Sono molto contento perché è una vittoria importante che può lasciare, no, qualche leggerezza dentro le nostre anime, e quindi sono molto contento di giocarla subito. Si va in campo, si va, e spero che come gruppo squadra abbiamo capito l'importanza dell'attenzione e della concentrazione che dobbiamo avere. Questo periodo spero che sia servito per farci crescere come squadra, perché poi è quello che conta. Nei momenti difficili ne puoi uscire anche vincitore se impari qualcosa, no? Da quello che la storia ti insegna, e a noi ci ha insegnato che dobbiamo affrontare le partite con la massima concentrazione, perché altrimenti non riusciamo a dare il 100%. Sono molto curioso, ma sono carico, perché loro hanno un gioco diverso rispetto al Bari, però è una squadra che prova a giocare, non è una squadra che si chiude completamente e non vuole giocare, vuole fare la partita sporca, e quindi sarà una partita che secondo me potremmo interpretare nel giusto modo. Mi ricordo all'andata che siamo stati bravi, perché poi quando loro provavano a giocare la palla, riuscivamo con le nostre riaggressioni a non farli giocare. La loro caratteristica migliore è la ripartenza. Loro aspetteranno bassi per ripartire, sono molto molto forti nelle ripartenze, e dovremmo riuscire a interpretare la gara nella maniera giusta. Non dovremmo andare giù e fare troppo i belli, dovremmo andare giù e fare anche un po' meno belli, ma una squadra con gli attributi, una squadra che sa che in questi campi a volte serve anche essere un po' meno belli, ma vincenti. Quando vai in certi campi, purtroppo essere troppo belli non porta al risultato. Noi a Viterbo abbiamo giocato bene, secondo me, non benissimo, ma non abbiamo giocato male. Secondo me abbiamo giocato meglio di loro, eppure abbiamo perso. Quindi non so quando convenga essere così bello fuori casa. E quindi quella è una grande sfida, ma la sfida sta soprattutto nel riuscire a mantenere un ambiente qua dentro con noi altamente competitivo. E la grande sfida è riuscire a mantenere i ragazzi concentrati al massimo, perché se riusciamo in questo, questi ragazzi hanno potenzialità di far bene in ogni partita, altrimenti siamo vulnerabili. E quindi quando parlo di essere brutti, essere sporchi, parlo di concentrazione, parlo di quegli elementi che poi portano la squadra a giocare bene. È paradossale questo, però noi nel momento che abbiamo un giusto atteggiamento in campo sull'aggressività, sul far giocare male gli avversari, poi paradossalmente vengono fuori le nostre caratteristiche, viene fuori il gioco. Dobbiamo lavorare in uscita per qualcuno, e in entrata dipenderà dalle opportunità che vengono fuori. Io ancora non ho parlato con Sandro oggi, quindi non so cosa bolle in pentola. Aspetto anch'io con grande impazienza questa sera la chiusura del mercato.